perché ho perso un figlio e non ho... Nome e cognome innanzitutto. Corrado Antonio. Sì. Praticamente per aiutare le persone ho perso un figlio e nessuno sa niente. So. Perché era suo figlio? Era? Sì. Che era ma dell'aeronautica. Ah, dell'aeronautica. E praticamente non, nessuno sa niente, nessuno... Io metto la statua sulla strada, i fiori me le rompono, me le fanno, insomma è un casino qua, non lo so Pozzuoli dove arriviamo un giorno o l'altro. Cioè, io la ringrazio che lei mi è stata molto gentile, ho perso un figlio e nessuno si è interessato, l'avvocato no, non doveva attraversare per aiutare, quello per aiutare le persone e ha perso la vita. Ecco tu, grazie. Prego, prego, avanti. Senta, mia figlia stava seduta su un tavolino, stava consumando una pizza. All'improvviso un ragazzo, uno stronzo, si è messo a fare il fesso con la macchina e quindi è andato a finire addosso. Stavano 3-4 ragazzi e quindi solo mia figlia è andata a finire per sotto, me l'ha ammazzato. Lei è l'omicidio di Marano, la ragazza di 15 anni, Giulia Menna. Giulia Menna, la ragazza stava seduta al bar ed è stata investita perché c'era la guida, drogato, ubriaco, insomma. No, 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 non era né ubriaco. Non beveva, non fumava, era normale. Era un normale, dice. Me l'ha tolto, me l'ha strappata da mano e poi la legge che ha fatto? Libero, lavora tranquillamente, stava in la città. Sotto casa di mia sorella, lavoro in cartoleria, che al quale mia sorella è dovuta andare da Marano, certamente mica lo può vedere per non vederlo. Se n'è andata e è venuta a Pozzuoli da noi, per non vedere questo bastardo, quello solo un bastardo è. È la cosa grande. Certamente che è un bastardo, perché ammazzano le persone e non si vede, ammazzano le persone e non c'è legge. Mio figlio per aiutare ha perso la vita. Non è giusto questo. Sentiamo prima la signora. Voglio parlare perché mio fratello è stato ammazzato per soccorrere delle persone. Non ci sta più, non esiste, non è stato riconosciuto neanche. Ha sbagliato ad attraversare la strada. Ha sbagliato a soccorrere, questo è quello che ci volete insegnare. Questo è che la politica ci vuole dire, che dobbiamo essere strafattenti. Perché mio fratello ha perso la vita per salvare delle altre persone. Non è stato riconosciuto. Non doveva attraversare. Questo è stato detto di mio fratello. È una vergogna, mi vergogno di essere italiana. Doveva far morire le persone per terra. Tutto bene andava. Quelle là sono salvate mio figlio signora, no. Poi parli tu. Allora, vuole dire qualcosa anche lei? Io ho perso mia sorella e mio cognato da Monteforte Irpino. E fino adesso non c'è nessuna cosa che ci ha aiutato, diciamo, mentalmente e moralmente. Vuole dire anche i nomi di tuo sorella? Sì, Trincone Vincenza e Bellefuoco Biagio. Noi vogliamo giustizia, ci siamo associati a questa associazione sperando di avere giustizia. Noi vogliamo la parte penale, non vogliamo la parte civile, perché hanno lasciato 5 figli e tutti sono mamme, papà, tutti. E noi non ce la facciamo. Io spero che questa associazione si ingrandisca e si sviluppa di più per fare giustizia in tutto il mondo. Lei parla dell'associazione Uniti per la Vita, così si chiama, vero? Sì. Vittime della 16, ecco, per farlo capire a tutti di cosa parliamo. Sì, perché devono anche nelle scuole, devono imparare tutti, devono essere più, devono mantenere, diciamo, la sicurezza stradale, i caschi, le cose, i pullman devono essere controllati, devono fare tutte queste cose, però ci vuole la giustizia e ci vuole l'uguaglianza, ci vuole molta uguaglianza, perché noi siamo pochi e fino adesso non lo sappiamo che cosa succederà, sperando che si ingrandisca di più e abbiamo un poco di giustizia in Italia, non solo da noi a Pozzuoli ma in tutta Italia. Qualcuno vuole io essere... voglio solo giustizia, ecco. Per mia sorella e mio cognato voglio giustizia. Dica il nome, signora. Enza Trincone e Vallefuoco Biagio. Perché non esiste che una persona dopo che ha ucciso 40 vittime ha fatto 2 mesi è uscita da galera. Gennaro Lametti deve marcire in carcere come stiamo soffrendo noi. Giustizia vogliamo e basta.
A me deve uscire questo bastardo o questa bastarda. Deve uscire che mi ha ammazzato mio figlio. Non si nasconde. Vuoi dire qualcosa anche tu? No, okay. Allora, invece qui abbiamo...